Basta. Funky sound. Cappella. Che riesco, ingegnere. Dalla base fa ridere. Ma che cazzo sei, Gerzo? Io non ho una buona tua madre. Ovviamente, parla come squalo un po'. Aspetta che levo la spugna di papi. È mia questa. Madonna, cioè malattie. Pensa a te come siamo messi qua. Cambiarci le spugne. Certo. Sai che sta di baudo la tua spugna? Sì, ma dalla parte dietro, sappilo. No, sono le 2 minuti, inizia lo zoo, andiamo. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Non sto bene. No. Sento qualcosa di strano dentro di me. Ah. Ma sono qui per presentarvi e non per lamentarmi dei miei mali quotidiani. Sì, domanda: ma è normale che durante la notte mi sveglio sempre nudo sul cornicione del palazzo a pisciare? No, non è normale. Lo sapevo io. Vedete, ho qualcosa. In regia, il Giuseppe Pippo Palmieri. Ciao! Davanti a lui, oltre al mixer e oltre al vetro che li divide, c'è Letizia Puccioni. Spiegate alla signora che siamo in radio e di fargli capire che quando parla non deve guardarsi in giro, ma di guardare il microfono e di avvicinarsi con la bocca. Poi saluto il colonnello Fabio Alisei. Ah, non lo sapevate? Non sapevate che Paolo Nois era una guardia speciale ammazza tutti durante il suo anno di militare nell'aeronautica? Per non parlare di Marco Mazzoli, che ha smosso mezza Lombardia per saltare l'anno di leva. Anche lì ti è andata bene, però sai quanti cetrioloni ti sei perso nella doccia? Puttanella. Dai, iniziamo. Questo mondo, che non ha regole, fa il culo le regole. Non ti basta. Puccioni un po' più a destra, ecco, così gira il volto di là, dall'altra parte, gira. Oh, bella, molto bella, così. Ecco, stai così. Non ti muovere per 2 ore, eh. Basta! Qualcosa! Zodi 105, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Buon martedì! Cazzo, oggi è il compleanno di mio cugino! Quanto non ce ne frega un cazzo! Vabbè, dimmi, 15 ottobre. Io ho la memoria pessima. Io tra 5 giorni divento ancora più vecchio. Quindi Milton non se l'è portato via, niente. No. Orlando. Macumbe, niente. Orlando serena proprio, non ha subito un cazzo. Ecco, a proposito di compleanni, ieri ho fatto quello stacco dove ho detto: devono arrivarci i pacchi per il compleanno. Sì. Andrea Barbon mi ha regalato, è arrivato il primo pacco per i nostri compleanni, Mazzoli. Bellissimo. Il gong. Bello. Allora, a proposito, vedi che tutto torna. Allora, stamattina. Scusa, Marco, questo è sempre di Andrea Barbon, il regalo. Scusami, mi dai una base un po' info, però un po' mistero, un po' non trailer tipo, ecco. Tutta non so, la roba del tutte, mettile tutte insieme. La solita. Stamattina ricevo una telefonata da un mio amico che non sentivo da un po'.
che conoscete molto bene, perché lui è un inviato di, delle Iene, sì. Gaston Zama, sì. E mi dice: dobbiamo lavorare insieme. E dico: ma chi l'ha detto? Ha finito, scusa, i soldi, va bene. No, 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 okay. dobbiamo lavorare insieme. Mi ha chiesto il grande capo di fare un servizio con te, no? E gli ho detto: ma di cosa si tratta? Mi fa: no, no, una figata, fidati, dobbiamo andare a Taiwan. Gli ho detto: scusami, guarda, io in questo momento sono un attimino incasinato, stiamo scrivendo lo spettacolo teatrale, devo venire a Milano. Mi fa: no, 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 tu parti tipo tra qualche giorno, vai a Taiwan, ci troviamo lì, sono 20 ore, gli ho detto, 20 ore, e trasmetti da lì, non ti preoccupare, siccome sta per scoppiare la terza guerra, esatto, mondiale, certo. Perché la Cina ha messo tutte le navi intorno a Taiwan, per chi non lo sapesse Taiwan è sotto la Cina, è un'isola comunque, sì. E praticamente non è molto lontana dal Giappone, quindi c'è il Giappone che sta tremando, la Cina che vuole attaccare Taiwan, e lui vorrebbe che io andassi lì a fare una roba pseudocomica raccontando la verità su quello che sta accadendo, se è vero che ci sono le navi cinesi. Allora, io posso dirti una cosa, sì, Marco, secondo tu hai scelto male i tuoi amici, un po' sì, perché lo so, hanno, secondo me, un'idea della tua capacità artistica è un po' distorta. Uno ti ha fatto fare Marta Flavi, sì. Quest'altro ti vuole far fare l'inviato di guerra, il pagliaccio cinese. Tu mi hai fatto fare l'isola, che cazzo vuoi? Però l'hai vinta. Vabbè, ho capito. Ma no, cosa vuol dire? Siamo ridicolizzati tutti e due. Ma questi qua ti fanno fare la cosa sbagliata. Se vuoi andare a Taiwan, devi andare là e farti esplodere. Giusto, lo so, ci ho pensato. Comprami però un poi iPod. Devi scatenare poi la guerra, capito? No, ma il casino, poi se mi faccio esplodere, finisce tutto. Nel senso che poi non facciamo lo spettacolo teatrale, poi bisogna fare il funerale. Dai, ti sostituiamo, mettiamo Francesco a fare il tuo ruolo. Ma mai l'inviato di guerra ti vuole far fare? Non ho capito. No, non è l'inviato di guerra, vuole andare là a verificare se effettivamente siamo a rischio di terza guerra mondiale o meno. Ma perché lo dicono a te? Non lo so, andiamo a vedere con i nostri occhi. Cioè, come ci se parli veramente col taiwanese? Cioè. È quello, la parte comica è quella, che io non parlo il taiwanese. Ma pochissimi lo parlano, credo. Oltretutto, cioè, stavo guardando, sono 20 ore di volo da Miami, dovrei fare scalo a San Francisco e poi andare da San Francisco a Taiwan. Ma se arrivo con un aereo di una compagnia aerea americana, sì, non credo che sia ben vista. Taiwan problema. No, Taiwan è insieme agli Stati Uniti. Anche se la Cina vede arrivare l'aereo americano, non so. Però io la trovo un'ottima idea andare in un posto dove sta scoppiando una guerra. Sì. Circondato da navi militari e droni. A forma di cuore, però, perché è un atto d'amore. Cioè, essere uno Yankee italo-americano e andare proprio dai cinesi a rompere. Sì, secondo me è un'ottima idea. Cioè, se non hai nient'altro da fare nel weekend, nel senso, magari. Farsi 20 ore di volo per andare in mezzo delle navi da guerra cinesi. Sì, trovo. È meglio che tagliare il prato. Ragazzi, Taiwan è bellissima. Ma tutta la Cina è bellissima. La città è bellissima. Lui mi diceva anche: potremmo andare a verificare se anche lì mangiano la carne di cane, no? Andiamo lì con un cane e lo lanciamo in un ristorante. Lo lanciamo con del ketchup in mezzo a una strada e vediamo se lo condiscono. Gli ho detto: Giorgio, no, il cane no, non si fa sta roba. Anzi, è uscita una legge, tra l'altro, abbastanza recente, dove è vietato mangiare la carne di cane e carne di gatto a Taiwan. Quindi, buono, quella è già una roba positiva. E i vicentini, niente. Cosa dite allora? Vado o non vado? Lo faccio o non lo faccio? Potrei trasmettere, tanto loro sono 12 ore avanti rispetto all'America, sì. Quindi io trasmetterei alle 8 di sera a Taiwan. Vai! Dalle 8. Però del giorno dopo. Vai! No, del giorno... No, in questo momento sono le 8 di sera. Vai, vai! E quando dovresti partire? Che cazzo ne so io? Vai! Io sono terrorizzato. Allora, Marco, io non vorrei essere... Non vorrei confonderti le idee, però vorrei dirti... Sì. Se pensi di farlo... Vai! Sì. Fallo. Cioè, se proprio non riesci a resistere... Fallo. Non ti sentire... Vabbè, adesso, se non lo vuoi fare, non lo fai. Ti pagano? Ma che cazzo ne so io? E non farlo! Come tutte le cose fa Marco, non vedrà mai i soldi. Non pago mai. Se non c'è la paglia, che cazzo ci vai a fare? È bello Taiwan. Adesso vediamo, capiamo, non lo so. Forse mi pagano solo il volo e l'albergo, non lo so. È bello Taiwan, fighissimo. È bello Taiwan. Andiamo insieme, vieni anche tu Paolo. No. Dai, struiamo lì, dai. No. Dai, ti prego. No, è proprio... no. Vieni tu, Puccioni, dai, certo, vieni tu. Io vengo, andiamo insieme. Ragazzi. Vabbè, comunque, decideremo nel corso della mia vita. Capiremo se è fattibile o meno. Allora, voi sapete che c'è stato un piccolo incidente di percorso. Abbiamo dovuto stoppare una parodia
di un programma di un collega perché si è preso male. Si è risentito. Non voluto. No, Beyoncé l'ha preso per il culo. Anche Puff Daddy l'ha preso per il culo. Sì, pensa, dal carcere. Pensa, tra l'altro, da quando hai smesso di fare la parodia, sono calati gli incassi della Maserati. Sì. Meno 70%. Stanno chiudendo, stanno chiudendo. È una notizia vera, è meno 70%. Tutto correlato, ragazzi. Te l'ho detto. Cazzi suoi, non ho più voluto farlo e non lo facciamo più. Però ci sono tanti altri programmi da prendere per il culo in radio. Sì. E quindi uno a uno andiamo a pescarceli tutti. C'è una persona che credo non abbia mai fatto la settimana su 105. Non per so fortuna, se ha fatto... diciamo. Sì. Si chiama Moco, è un ragazzo giovane. Lui vuol fare questo programma, si chiama Mindset, no? Il weekend, dove parla di robe psicologiche, profonde, eccetera. Ma non sa un cazzo e dice solo cagate. Perché non si riconosce neanche negli specchi. Esatto. Questo è il suo problema grosso. Noi abbiamo preso il programma e l'abbiamo leggermente modificato. Lo sentiamo, si chiama 105 Mind Merd. Mente di merda. Andiamo. 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco. Bella bro, sono Mocco, l'abbreviativo di Moccolo, perché da piccolo mia madre, per farmi stare zitto, mi metteva la testa sui fornelli del gas accesi e così mi addormentavo. Benvenuti a Mind Merd, un programma dove si parla di cose che non interessano a nessuno e si mette musica che non piace a nessuno. Bella bro, come siamo forward, ovvero avanti. Ma tutti a me devono capitare. È palese che durante la gravidanza mia madre si fumava il crack e qualcuno la prendeva a calci nella pancia, altrimenti non si spiegherebbe perché sono così strongolato. Oh bro, pensateci, ho fatto 1000 programmi su 105 e nessuno sa chi sono. Ogni volta che arrivo in radio, la tipa all'ingresso chiama la polizia pensando che sia un immigrato clandestino che vuole rubare. Hey bro, è questa la cosa bella, mi rende one of you, uno di voi. Spariamoci un pezzo trap che ormai ascolto solo io e facciamo starting the program, ovvero inizia lo show, bella bro. Ma non posso fare regia a qualcuno capace. 105 Mind Merd con Moco. Iniziamo con un brano di un artista pazzesco. Lui è Vomito la Zuppa e il pezzo si intitola Cago sulla macchina. Yo, sono un ribelle, prendo le bustarelle, guido una Clio e grido porco. Guadagno meno della cassiera del Best Bar, è per questo che continuo a bestemmiar. Vendo pochi dischi, mi prendo solo fischi. Per ribellarmi al sistema lancio il mio anatema, ovvero cago nella macchina, cago molle, cago duro, mentre dico vaffanculo. Cago sulla Clio mentre vedo porco. Cago sulla Clio e grido porco. Sono un ribelle, prendo le bustarelle, guido una Clio e grido porco. Mentre io guadagno meno della cassiera del Best Bar, è per questo che continuo a bestemmiare. Vendo pochi dischi, mi prendo solo fischi, per ribellarmi al sistema lancio il mio tema, ovvero cago nella macchina, salmo, cago molle, cago duro, mentre dico vaffanculo. Cago sulla Clio mentre grido porco. Cago sulla Clio e grido papà porco. Voglio l'originale, ti prego. Cago sulla macchina del grande Vomito la Zuppa. Nel testo si percepisce il disperato bisogno di essere accolto nel mondo che ci circonda senza preconcetti e senza creare traumi. Un viaggio introspettoso nelle menti dei giovani che vogliono sbarcare il lunotto e vivere spensierati. Ho reso l'idea? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, il programma si chiama Mind Merd perché le nostre menti possono produrre di tutto, anche la merda se serve. Sono Moco e adesso mettiamo una canzone che parla della difficoltà di relazione fra padre e figlio, pezzo profondo che mi ricorda molto il rapporto conflittuoso con il mio genitore. Lui è scrotostorpietto e il pezzo si chiama Mio padre è un infame. Mamma mia, povera radio. 105 Mind Merd con Moco. Mi hai rubato la merenda, mi hai rubato la bici, mi hai rubato la mancia che mi diede la nonna, mi hai scopato la donna. Mi hai sfondato la macchina, mi hai attaccato una calcola, mi hai sbattuto sul cuscino mentre ti facevi fare un po' un p***o dal nostro vicino. Mi chiami aborto e a furia di pestarmi sono storto. Hai venduto mia mamma al mercato nero e spesi soldi per comprarti l'ero. Mio padre è un infame, infame, infame. Pezzo profondo. Mio padre è un buccioso. Che credibile come brano. Mio padre è un infame.
Sempre un po' lì a mattina. Mio padre è un infame, sì. Mio padre è un buccioso, osso, osso, osso. Mio padre è un infame, infame, sì. E io grido. Mio padre è un infame. Capito, sì. Brano che mi ha ricordato le bastonate e i sassi che mi tirava in testa mio padre. Bene. Quando non riuscivo a dire parole come lapalissiano, erubiscente e pleonastico. Sì. Ora le dico bene, grazie ai pugni sul collo e le frustate sulle gengive che mi tirava mio padre per insegnarmi le basi della nostra lingua. Se sapessi quante ancora te ne darei io. Questo per dire che dovete pestare i vostri figli se volete che imparino a vivere in questo mondo pleonastico. Metto sta parola ovunque perché fa figo. Ora devo salutarvi. Mind Merd torna settimana prossima. Io scendo che c'è mio padre che mi aspetta sotto la radio. E oggi deve cinghiarmi con la fibbia di ferro e poi strapparmi un dente con le pinze per tenermi sempre sul pezzo. Bella bro. Brr, grr. Vai a fanculo coglione. Bella. Alla prossima puntata. Va di culo che hanno chiuso i manicomi. Studiare fa male, meglio a rubare. Giro con la Lamborghini perché mi fanno i pompini, ovviamente noleggiata. Chi c'ha i soldi è solo di facciata. Guadagno meno di uno spazzino, ma faccio i video col cash come un marocchino. Do l'idea di essere un gangsta quando per mangiare lavoro alla Despa. Sono un trapper italiano, sono figlio di un imprenditore, sto ammirato. Faccio quello che arriva dalla strada, ma sono cresciuto in una mega casa. Sono tatuato in faccia come un criminale, ma in realtà sono un coglionazzo che non sa parlare. Se mio padre non avesse i soldi, ero a bucciarlo a Massimo Folti. Sono un trapper italiano, sono figlio di un imprenditore, sto ammirato. Faccio quello che arriva dalla strada, ma sono cresciuto in una mega casa. Sono tatuato in faccia come un criminale, ma in realtà sono un coglionazzo che non sa parlare. Se mio padre non avesse i soldi, ero a bucciarlo a Massimo Boldi. 105 Mind Merd con Moco. Ma come siamo passati da Claudio Cecchetto a sto demente? Lungo il tragitto del quale anche lei si è responsabile. È un gioco a giù, diciamo. Ce lo chiediamo anche noi. Bella quella, sono troppo in italiano, secondo me, da sfornare. Oh, lo so, adesso sto lavorando. La vendo a Taiwan. Adesso vado a Taiwan a venderla. Di solito è il contrario, cioè il Parmi arriva da là, no? No, ma va, Taiwan è il numero uno, il leader dei cibi. Ha prodotto per 50 anni il peggior ciarfame dell'universo. Fanno la merda. Adesso fanno siamo la merda, noi che Paolo. Lo facciamo, cazzo. No, fanno la merda. Ma no, a proposito, dici? Comunque, cioè, si parla tanto di tratte molto lunghe, ma hanno presentato una startup americana, si chiama Venus Aerospace. Ha messo a punto un aereo che è capace di fare da Roma a New York in 55 minuti. Cioè vola a 7400 km orari, quindi tocca Mach 6, quindi 6 volte la velocità del suono. Ma cioè, i polmoni te li portano dopo con un DHL? Dopo quanto tempo smetti di grignare i denti? Cioè, una volta atterrato, come funziona una volta che superi la velocità del suono? Cioè, tu senti la differenza? No. È più difficile mandarsi a fanculo, perché arriva dopo un po', vaffanculo, poi dopo un minuto. No, in teoria dentro l'abitacolo che è pressurizzato non senti la differenza, però mica tanta roba. 7400 km. Sono voli suborbitali, quindi molto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che sei veramente molto in alto. Sì, ma per arrivare là sopra ci vuole spinta, ragazzi. Vuole spinta, certo. 30 km d'altezza vola l'aereo. Io salirei subito, cazzo. Mamma che mia. Che figata. 7400 km orari. No! Pensa se salta un finestrino, figa. Non penso che l'abbiano fatto. No, ma nel senso non ti accorgi di niente. Non è che l'ha cucito Brunello Cucinelli. Cioè, non lo so. Se guardi Ryan ogni tanto che c'è lo scotch, secondo me fuori non ha le frecce, Marco, ecco, cioè, no. Non ha le quattro frecce, cioè, non ha fatto la CEV, no, non ha neanche gli specchietti retrovisori. Però che cazzo, continuano a presentare questi aerei come adesso siamo pronti per affrontare il futuro, tra l'altro motori che inquinano molto meno di un aereo normale, però poi non se ne fa un cazzo. Cioè, mai una volta che poi alla fine. Scusa, però sono i costi. Cioè, la gente si può permettere un volo del genere, ce n'è pochissima. Ma perché? Scusa, dovrebbe essere lo standard. Ma se investissero in questi aerei, così si vola meno, si consuma meno, si inquina meno e si arriva prima a destinazione. Ma secondo me questa roba qua è un po' come quando vedi le sfilate di alta moda, no? Sai che vedi le sfilate di alta moda e c'è questa gente dentro i pezzi di intestino fatti di polietilene. E poi non li vedi mai in negozio. Non li vedrai mai perché non li vedi. Cioè, una forma d'arte. Anche in questo senso, questa qui è una forma di tecnologia.
tecnologia d'elite, ma non può diventare, almeno nei prossimi anni, di massa. E infatti domani ancora un minuto Linate Olbia, 6 secondi. Bellissimo, cazzo. Non vi sento più, dove siete andati? Siamo fissati? Qua, siamo fissati. Ah, ah, ok, no, perché c'è la televisione in ritardissimo oggi. Aspetta che la... aspetta, non, la, non la devi guardare, il trucco è quello. Sì. No, ma è proprio tipo di 6 mesi. Cioè, allora, io sto vedendo le immagini di 6 mesi fa. Allora, sai come, come facciamo? Noi fissiamo la Puccione, che lei si muove pochissimo. Sì, è vero. Non è vero, io veramente mi muovo continuamente. Vedi, adesso sta parlando e la vedo parlare tipo mezz'ora dopo, una roba... Sì, ma la cazzata è la stessa però, cioè. Chiudo la connessione, TV, richiamami un secondo per fare... TV, chiama. TV, chiama padrone. Chiama Mazzoli, chiama TV, Mazzoli. Chiama padrone, chiama, chiama padrone TV, chiama. Oh, chiamami, bastardo. Lì c'è quello tutto fumato in regia. Chiama ora. Sono chiama. Tutti tutti fumati. Chi c'è in regia? Il fumato, il palestrato o il menefreghista? Cocainomane? Chi è che c'è? Il sonnolento. No, non c'è il fumato, tranquillo. Chi è che abbiamo in regia? Chiama. Stanno già ecco, chiamando. Regia. Stanno già chiamando. Regia chiama Mazzoli. Mazzoli chiama, risponde in regia. Rispondi, Mazzoli prende linea adesso. Dai, vai, vai a Taiwan, cazzo. Sai che quasi vengo anch'io. Che cazzo. Adesso ci sto pensando, non è male. Dai, andiamo, andiamo tutti insieme, vaffanculo. Gli dichiariamo guerra, tanto non capiscono. Ma poi ci divertiamo, cazzo. Diventa una roba. Sì, andiamo, Marco. Dai, sei una merda, Fabio. Dai, Fabio, vieni con noi. Che cazzo te ne frega, scusa. Smettila di fargli lo scherzo di stare zitto. Ma a me piacerebbe moltissimo, Marco. Guarda che c'hai un socio che non ti sentiamo, Marco. Va bene, Fabio, ascolta, vai a fare in culo. Mi ricorderò tutto quello che stai facendo. Non ti preoccupare, me ne pagherai in culo. Scusa, lo mandi in sbattimento, mi sembra fuori di testa. Guarda che brutto stare di là quando c'hai questi momenti di vuoto da solo. Ma io non c'ho il ritardo in cuffia, era la televisione che era in ritardo, quindi io vedo che voi state fermi. Ma anche le nostre menti sono parzialmente in ritardo, credo. No, perché ieri sera veramente ci siamo abbastanza sfondati al ristorante. Tipo? Mentre scrivevamo. Allora, ma, se... non lo so, io 10 mirti, lui 5 tequila. No, vabbè, ma dai, però il pezzo è venuto bene. È venuto bene. Abbiamo chiesto consiglio a Luca. No, è per il, il Marchese. Ho chiesto consiglio. Eravate da Luca Alba. Ciao, sì. Ciao, ciao, ciao. Che tra l'altro lui ti fa tutto l'amicone davanti, ma poi alle spalle ti scrive delle cattiverie pazzesche. Sì, ieri mi è arrivato un messaggio mentre eravamo in onda di Luca Alba. Mi ha scritto: ma Alisei cosa ti deve prestare che ha la Poste Pay? Zio, cane, se faccio il giro delle cabine telefoniche trovo di più. Questo mi mandò ieri. Ma è un simpatico burlone lui. Ieri invece abbiamo parlato molto bene di te in realtà. Ma non me ne frega un cazzo. Dai, ci colleghiamo con Wonderland. Scusa Marco, cosa? Ieri praticamente tu hai detto che Luca Alba ti ha mandato dei messaggi notturni. Mm-hmm. Anche tu, senti, a che ora? 3:40 di notte circa. Sì. Senti, senti. Una. Aspetta. Ieri ho avuto. Ma ieri ho avuto. Ieri ho avuto dei problemi di stomaco. Ma va? Sì, sì. Ieri ho mangiato qualcosa che non mi ha fatto molto bene. Deve essere. Cioè, è strano perché io mangio solo verdure. Quindi non è che trovi che non la verdura fanno, scaduta. Non fanno neanche tanto lievitare i gas. Le ieri è stato un disastro. Mia moglie voleva buttarmi fuori di casa. E quindi ero davanti alla televisione. Continuavo a scorreggiare. Ho detto, devo coinvolgere i miei collegoni, certo. I miei amiconi, no? E quindi il telefono nel culo e via. Immagina noi che ci siamo svegliati con due vocali tuoi delle 3:40 e abbiamo detto, è venuto un altro uragano. No, cosa gli è successo? Un infarto. Però lui ha scritto spettacolo dopo e quello era indicativo del fatto che fosse qualcosa che non andava benissimo. Ho scritto capolavoro. Capolavoro, scusa. Ragazzi, questa è bella. Sì, sì. Sai cosa sono anche? Sono i suoni sotto di Contatto del Terzo Tipo. Sì, strano. Cosa stavi guardando? Stavo guardando una serie su Netflix, mi sembra. Ed era un po' un thriller. Qui c'era sta musica da thriller. Quindi non l'hai fatta col culo la musica. Allora non è sto capolavoro. Dai, ci colleghiamo con Wonderland perché oggi c'è veramente una guerra epica. Michele versus Arnaldo. Attenzione, andiamo. Questo è Wonderland. In questo scherzo Wender chiamerà Arnaldo. Utilizzerà la voce di Topolino per fare Michele. Wender, conoscendo Arnaldo, ha già preparato varie parole. Sentiamo le voci che utilizzerà. Ciao, come stai? Sono io! Posso farti una scorreggia? Hai capito chi sono? Sono Michele! Sei felice che ti ho chiamato? Hai fatto il gufo di legno? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono. Sei contento? Quindi Arnaldo sarà convinto di parlare con il suo carnefice. Sarà una telefonata incredibile.
bellissimo. Un topolino. Perché topolino? Un topolino, sono Michele. Pronto? Ciao, come stai? Ma chi sei? Sono io. Dai, non fare il cretino, dimmi chi sei. Sono io. Senti ragazzino, guarda che gli scherzi al telefono non si fanno. Cacca, cacca, cacca. Alla tua mamma arriveranno poi le bollette e dovrà spendere un sacco di soldi. Ora chiudi il telefono e vai a giocare ai giardini. Posso farti una scorreggia? No! Senti la scorreggia! Ma ti ho detto di no! Hai capito chi sono? E come cazzo? Come faccio a capirlo? Hai capito? Io non ti conosco. Hai capito chi sono? Senti, non farmi dire le parolacce, perché io sono una persona per bene. Hai capito? Non come te, che rompe le scatole alla gente. Dai, ora chiudi il telefono. Senti che bomba. No! Sono Michele! Porca Michele! Brutto bastardo figlio di puttana! Io ti ammazzo! Non devi dire le parolacce! Dimmi dove cazzo sei! Sono a casa! La via, dimmi la via! A casa mia! La mamma non c'è! Dammi la via! Porca faccia da cretino! Michele! Michele, ascoltami! Mi hai rigato la macchina, mi hai fatto togliere le gomme! Poi me l'hai fatta rubare! Io ti faccio arrestare! Mi stai rendendo la vita difficile! Porco sei simpaticissimo! No! Io non lo sono per niente! Dimmi dove sei che ti vengo a prendere! Senti che bomba! Michele, quando avevo la tua età, mio padre mi fece fare un corso di Kung Fu! Posso saltare fino a 3 metri e darti un calcio mortale! Ridi su sto cazzo! Hai fatto il gufo di legno? No! Non ho fatto nessun gufo di legno! Stavo finendo una zucca! Che bravo! Ma tu mi hai interrotto per farmi questa cazzo di telefonata! Che bravo! Michele, mi devo calmare perché ho male al petto. Sei felice che ti ho chiamato? Sì, tantissimo. Perché adesso posso dare una voce a quello stronzo di merda che sei. Ma io cosa ho fatto di male? Dimmi, Michele, cosa ho fatto di male? Ti voglio bene. No, io no. Mi stai sui coglioni. Questa notte ti darò fuoco alla cantina. Porca m***a. Sei felice che ti ho chiamato? Michele, mi sto guardando allo specchio e sto vedendo Satana. Questa notte ti darò fuoco alla cantina. Provaci, io stanotte la passerò giù. Ti faccio saltare. Hai capito? Tutto. Cosa hai detto? Ti faccio saltare tutto. Vieni, vieni, ti lascio anche il portone aperto. Bastardo infame. Che bello, ti piscio dappertutto. Michele, io avevo una macelleria e ho la cucina piena di arnesi. Se provi a pisciare te lo taglio con la mannaia. Capisci cosa ti sto dicendo? Pezzo di stronzo. Ora sono giù che ti sto pisciando sul cofano. Michele, stai lì fermo. Non ti muovere. Piscia pure sulla macchina, basta che stai lì. Io scendo immediatamente. Che bello, ti piscio dappertutto. Stai lì, non andare via. Ma dove cazzo le ha messe? Se cazzo di chiavi! Ogni volta esce per andare da quella stronza del piano di sopra e mi chiude dentro, porca! Ma di chi sta parlando? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono! No, sei contento? Non lo fare! Michele! Ciao Arnaldo, non ti chiamerò più! Eh? Non ti chiamerò più! Ecco, bravo, non mi chiamare più! No. Non ti chiamerò più! Bravissimo! Non farlo più! Perché non si fanno queste cose? Bravo. Io lo so che sei un bravo bambino! Ciao! Ciao Michele, non chiamarmi mai più. Ciao. Bene, qui finisce questa saga incredibile. No, no. Non la facciamo finire? No. Perfetto, allora lo richiamiamo immediatamente. No. Scusa. Sì, pronto. Arnaldo! No! Ti ho pisciato nel portone! Porca m***a! No. Ti ammazzo! Ma che Arnaldo contro Mickey Mouse è bellissimo! Cioè, cosa ci può essere di peggio? È la cosa più assurda che ho sentito! Dove dovremmo andare oltre a questo? Perché c'è Mickey Mouse che tormenta Arnaldo? A tra poco! Lo zoo si ferma e va a scrivere l'ultima parte del copione dello spettacolo. Magari, quella magari. In cui la Puccioni, la Chicca e Lucilla imiteranno la scena del film The Full Monty. Praticamente striptease. Ve la mangiate? Ah, scusa, non è prevista una sforbiciata tra le tre? Dai, mangiatevela, raga. Dai. Un casting couch?
Bellissimo. No. Sì, a un certo punto, ci stiamo lavorando. No, ma senti, si spengono le luci, si riaccendono, voi siete nude, tutte sforbiciose, no? Lì c'era tutta una spatatata proprio. E tu che piangi, sì, così è coerente, sì. Una salata di patata. Con del polpo. Mettiamo il tonno noi. No, no, niente, niente pesce, per favore, niente, solo, solo patata, tanta patata e maionese, tanta maionese. Un po' di barbecue. Fa troppo ridere pensare quanto siamo coglioni noi esseri umani, no? Da una parte c'è un disastro ambientale, dall'altro rischiamo la terza guerra mondiale, e alla CNN hanno intervistato una tizia che sostiene che la matematica sia razzista. Giuro, non sto scherzando, lei dice che dire 2 più 2 uguale a 4 è razzista. Un po' c'ha ragione. Ma va cagare, ma in che senso? Non lo so, ma mettiamo in dubbio anche la matematica adesso, dai. Tutto, ragazzi, tutto, di che cazzo tutto, stiamo parlando? Tutto. Senti sti idiota. Sentila, aspetta. No, that's not mischaracterizing it at all. It's math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2 plus 2 might actually equal. Okay, quickly, so I die. Ma ti rendi conto? No, cioè, secondo lei dice. No, lei praticamente dice: siccome non è niente è sicuro, no, su questo pianeta, stiamo mettendo in dubbio tutto, perché sostenere che 2 più 2 fa 4? Potrebbe essere. Allora 5. È una provocazione. Cioè, non no, è che lo no, sostiene. No, questa è seria, devi vederla fatta. Dice se mettiamo in dubbio tutto, la medicina, la scienza, la biologia, no, allora no, possiamo no, mettere no, in dubbio anche la matematica, questo dice. No, no, lei dice che la matematica è razzista, perché dire che 2 più 2 fa 4 è sbagliato. Ma noi ne abbiamo pensato, confronti del 5, certo. Scusate, non avete pensato che queste persone sono semplicemente dei... di mente. Cioè, come i arrabbiatisti. Sì, sì, sì. Questa sì, persona sì, dovrebbe sì, semplicemente estinguersi. Cioè. No, vabbè, ma la tieni in casa, ogni tanto le dai dei cracker sotto la porta, dell'acqua, da una ferritoia e basta. Poi la presenti, la fai vedere agli amici per 5 euro. Dico la roba della matematica. A proposito di malattie mentali, noi alla fine, hanno scoperto gli scienziati, abbiamo una malattia, si chiama coprolalia. E è una malattia della parolaccia. Sì. Si dicono aspetta, non riesco a dirla sta parola. Allora, quella non è coprolalia, quella è ignoranza, Marco. Inadeguatezza. No, prova a dirlo tu. È dislessia. Inadeguatezza. È difficile dire. Ma stai zitto tu che sbagli sempre a parlare. Inadeguatezza. Vedi, lei chiude gli occhi e si muove un po' strano. Sai che sta stringendo i pugnetti per riuscire a dire. È inadeguatezza. No, non è inegua, è inadeguatezza. Io con una tacchina la farei. Comunque, sì, questa malattia si può riscontrare come forma di opposizione e desiderio di protesta. Sì. Cioè, tu, ci sono quelli che poi hanno la Tourette, che quella invece è una malattia vera, sì, dove dici parolacce, dici robe orribili per sfogare i tuoi nervi, no? Certo. Nel nostro caso invece è solo un modo per opporci alle ingiustizie. No, siamo delle bestie di merda. È la terza media. È una bellissima giustificazione. Ma no, siamo degli ignoranti beceri. Questa me la porto quando mi chiederanno: ma lei ha detto queste volgarità in radio? Io sono coprololaio. No, coprololalico. Io sono coprololaio. Però l'alito con le parolacce. Guarda che questa è una roba molto woke. Questa di dire: ah, dico le parolacce perché ho una malattia, è una roba molto woke. Ma che cazzo me ne frega, oh, se mi puoi risparmiare un 5-6 sacchi di tribunale, sì, però poi prendi 5-6 mesi di ospedale psichiatrico dove ti lobotomizzano per inserirti le parole belle al posto delle parole brutte. Che bello, ti fai gratis lì, cazzo. Malattia del sonno, questa roba. Allora, aspetta, leggiamo bene. Allora, dice: sotto la coprolalia è assolutamente fuori dal contesto emotivo, ripetuta nella giornata e durante i discorsi, senza un particolare colore, senza soluzione di continuità e senza un preciso motivo. La coprolalia non è infatti dovuta a scelte vabbè, ciao. Niente, non ce la faccio. Uè, il coprolalico! Com'è? Scusa, buttaci dietro tre cazzi, un figa e un culo. Ma vaffanculo, ma oggi hai rotto il cazzo. Ma che cazzo vuoi? Fa le pause per mettermi in difficoltà, sto coglione. Ma vaffanculo, va, scemo. No, abbiamo problemi tecnici. Fa la merda ancora di più, sto coglione. Ma vattene a fanculo, sfigato. Hai ammazzato le DD. Siete coprolalici. Ma vai, no, non è coprolalicio. È coprolalico, ignorante. Coprolalici. No, coprolalico. No. Un coprolalico, due coprolalici. Coprolalia, quindi coprolalico, coprolalici. Sì. Due, certo. Io sono tachilalica.
Cosa vuol dire? Che cioè? I miei pensieri, cioè le mie parole vanno più veloci, quindi per quello a volte mi intreccio, capito? No. Si chiama Anche, sei bestia. Questo è quello che ti dice tuo marito per farti sentire normale. No, mio marito non mi dice più niente ormai. Allora. No, io la Puccioli abbiamo lo stesso problema. Tante volte pensiamo 8000 cose insieme e non riusciamo a dire quello che vorremmo dire. Sì, è quello? Sì, tachilarico. Marco, nei tuoi confronti credo di sì, perché sei una persona comunque creativa e estro. Paolo. La conduzione comunque implica determinate responsabilità di comunicazione, di tempistica. Nei confronti della Puccioli no. Ma la mia timidezza è per quello. Allora, anche un quando po'. Tu sbatti gli occhi e fai quei... Noi arrotoliamo subito una cintura. Oh, da non confondere con coprofagico, quello è quello che si mangia la merda, non c'entra niente. Quello che coprolalico è una cosa, coprofagico è un'altra. Ci sono dei cantanti che lo sono. Esatto. Ecco, cara Puccioli, quando c'è quei spasmi mentre stai parlando, un pochino mi viene l'ansia. Lo so, anche a me. Sì, anche a te. Possiamo tutti un po' preoccupati. Attenzione. In effetti, 2 più 2 fa 4 in un particolare insieme. Tutto è relativo. Mi spiego. Se considero l'insieme mesi dell'anno, magari 11 novembre, più 3 non fa 14, ma 2 febbraio. Ma che cazzo stai dicendo? Danilo da Catanzaro, ma falle più piccole. Sì, però aspetta, è vero, perché se tu fai 2 metri più 2 chilometri, non fa 4 metri o 4 chilometri, ma fa 2,2. Ragazzi, io vorrei avervi tutti drogati. No, non lui è dice, sbagliato. Lui dice che se tu fai 11 novembre più 3 non fa 14, sì. ma 2 febbraio. Ma perché faccio discorsi a gente che ha fumato ganja, ragazzi? Ma il senso è quello, come cioè. Come 2 febbraio? Scusa, non cazzo ho capito. Che stai dicendo? Non lo so. No, allora, l'esempio è questo: 2 più 2, se sono 2 mele più 2 mele fa 4 mele. Se tu hai 2 mele più 2 pere, non fa 4 mele. O non fa 4 pere, fa sempre 2 mele e 2 pere. Sono coprolalico, non lo so. Però hai 4 frutti. Ok. Ok, quindi se gli insiemi sono diversi, tutto sommato allora, 2 più 2 non fa 4. Che si possa mettere in dubbio tutto, io sono d'accordo, ma dire che la matematica è razzista è una cagata terrificante. Cioè, io un 5 che dava del uno l'ho visto. No, non è vero. Sì. No, è un che dava il 5 a un altro. Ecco com'era. Però hai detto la parola lì e non si può dire. Perché, scusa? Ma no, ma infatti, ma non è anche quello. Spagnolo è un colore, ragazzi. Cioè, poi cos'era l'altra cosa? Non ho utilizzato il vocabolo Vattussi? Per insultare. Vattussi? Cioè, è un colore, ragazzi. Ma anche in questo è relativo, dire non è razzista. Non è razzista. Se sono due insiemi diversi. Se un bianco dice allora quello è la N-word. Quello sì, quello anche questo è relativo, capito? Quindi se hai due pere hai una querela il 12 di febbraio. Ho capito la dei mesi, no, però era il 2 di febbraio, lo uso. Ragazzi, a tavola! Adesso, ragazzi, non ho mai visto Palmieri così preoccupato, ragazzi. Perché, scusa? Cioè, la maglietta. Stiamo dicendo delle cose assolutamente vere. Se devi avere coraggio di dire, ad esempio, se abbiamo 41 e 3 pere. Quanto fa? Adesso ci scivola la barba. Non ce lo mettiamo, scusa. Ci sono già i drogati. nelle pere. Prendiamocela con i calabresi che ci sparano. È un suprematista bianco di merda, non ce lo mettiamo, scusa. Sì. Allora, che cazzo. Allora, lui lo lasciamo con una pera perché almeno si sente solo. Esatto. Dai, c'è la legge di Murphy. È vero. Sai che mi immagino già la scena, terzo piano, con Cesare sordo, con la bacchetta in mano. Sordo, non udente, dai. No. Allora, chiudiamo questo blocco che la cosa più del mondo è Barry White. Anche il mamarrone, però. Andiamo, legge di Murphy, basta. Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Fatti. Salve, mi dà un pacchetto di sigarette, per favore? Tenga! Ecco a lei. Oh, streghetta, non ho la moneta! Non ha da cambiare? No, guardi, ho solo 50. Allora, le do questo gratta e vinci, l'ultimo del pacco, secondo me è buono, Ma va, guardi, io non giocherei a quelle cagate, nemmeno sotto minaccia. Mia nonna era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai. Guardi che è buono!
Niente, guardi, non prendo le sigarette se non ho da cambiare. Ok, come vuole. E comunque era buono. Scusi, per favore, ha un gratta e vinci? Sì, ecco, l'ultimo. L'ultimo del pacco, il signore non lo vuole. Ma anche lei, lasci perdere, è solo una truffa dello Stato, non si vince mai. Mia nonna era ludopatica, ogni tanto mi compare in sogno e mi dice di non giocare mai. Ma sì, non li compro quasi mai. Stamattina ho deciso di smettere di fumare e allora ho investito nella dea bendata. La dea bendata, io mi fido della buonanima di mia nonna. Sa, era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai. Vabbè, io gratto. Ehi, fatti! Oh cazzo! Ho vinto! Ho vinto 5 milioni! Te l'avevo detto che era quello buono! Chi è Pirla? Te l'avevo detto! Ma... nonna! Tua nonna era una stronza. Ma poverino. Anzi, è una stronza. Anche da fantasma. Amore, ma sei sicuro che qui non becchiamo qualcuno che conosciamo? Perché mi vergognerei tantissimo. Ma va, figurati, siamo a 130 km da casa, nel buco del culo del Piemonte. Stai serena, amore. Poi abbiamo anche le maschere veneziane, che sono obbligatorie. Sono arrapatissima. A chi lo dici, sporcacciona? Stasera ti voglio in spolvero. Me ne faccio almeno 10. Ingorda! Ehi, fatti! Dai, 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 ciucciolo quello con la giacca che sembra il nostro vicino di casa. Scusi, le dispiace se mi inculo sua moglie che assomiglia incredibilmente alla prof della materna di mia figlia? Prego, prego, io intanto mi limono sua moglie, che ha la stessa fisionomia della mia edicolante. Sa, la penombra fa scherzi pazzeschi. Sì, che bello. Ma chi è che mi sta leccando l'ano? Scusi, non gli ho chiesto il permesso. Mi sono visto un culo nella penombra e ci ho infilato una linguata. Faccia pure. Ma sa che ha lo stesso timbro di voce del mio capo ufficio, che ha sempre un alito di merda. Che cosa pazzesca! Pensi che io per non far sapere gli affari miei mi sono sparato 130 km? Anche io! Pure io! Fermi tutti! Scusate un attimo, chi abita a Cinisello Balsamo? Io! Anch'io! Ah, dottor Caponaghi, che imbarazzo! A chi lo dice, Salerni? Svelato perché il capo ha sempre l'alito di merda. Che legge di Murphy è? Amore, amore! Guarda cosa ho salvato nel bosco! È un minuscolo cucciolo! Poverino! Amore, andrebbe portato immediatamente in qualche rifugio! Da chissà che specie sia e che sa accudirlo! Ma va, amore! Si vede che è un cucciolo di qualche piccolo minuscolo roditore! Fidati di me, mi prenderò cura io di lui come fossi la sua mamma! E potrebbe rimanere con noi! Tanto abbiamo spazio in casa, no? Ma amore, è un animaletto selvatico, non so se è il caso! Ma guardalo! È indifeso! Mi ama già! Guarda come mi dorme in braccio! Vabbè, amore, fai come vuoi, ma basta che non diventi un peso per la famiglia. Tranquillo, amore, sarà il nostro piccolo amico strambo di casa. Va bene, ti amo, mia piccola Heidi. Chissà che piccolo batuffolo sarà da grande. Lo chiamerò Riccardino. Ecco. Ehi, fatti! Amore, aiuto! Riccardino è nervoso! Prendi il fucile con il tranquillante! Buono, Riccardino! Prendi il fucile! Buono! Casa noise. Ma smettila, vuole solo giocare come fanno i roditori! Ma quale cazzo di roditore è un orso bruno? Porca... Già, la piccola Heidi non sa un cazzo di zoologia. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Ma ieri tua moglie mi ha mandato un video con il celofan su tutto in casa. Cioè tu hai tutta la casa in celofan. Ma scusa, guardi la televisione col celofan, non l'ho capito io. Cioè...
Oh. Ragazzi, io ho un problema. Sì. Adesso sono sì. arrivati anche i pannolini con il cravattino. No, 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 ti sei perso stamattina la scena, Marco, della foto di Stefanina con i pannolini con il farfallino, il papillon per la torta. È una pettorina. Sì. Col papillon rosso in alto. Ma scusa, tu guardi la televisione col cellofan davanti allo schermo? No, Marco, cioè... io non guardo più la televisione. Ma guarda la tortola. Io abito in 12 metri quadri, un letto, un bagno. Quella è la mia casa. Ma la tortola, scusa, non te la porti a letto di la notte? O mi porta i soldi dell'affitto perché adesso capiamoci un attimo, perché certo. ha occupato la stanza più grande di casa. Beh, giusto, intera, ma non per soggiornare, per cagare. Ha il bagno bene, più grande d'Italia. Quella leggerissima, bellissima bestiolina. Che piccina poi la torta. Sì. Ma senti, mentre tu verrai qua a Miami con tua moglie, lei chi curerà? Cagherà in tutta la casa. No, ma lasciala libera, scusa. Apri è le libera. Non va. Ti ha dato le chiavi. Scusami, però sì? il guano non è tanto una buona cosa. Ma va. State attenti, perché si può morire. State anche. Attenti. Certo, lo so. Ci fermiamo un secondo. Sì. Andiamo a pregare per la cacca di Paolo e torniamo tra poco. Vai tutti. Cari ascoltatori, smettetela di fare quello che state facendo e mandate ora un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono. Si gioca al Vinci che hai vinto! Care donne, la chicca mi ha messo in, diciamo, in, nel nostro report quotidiano una notizia che vi riguarda molto. La notizia dice che dovete chiavare di più perché le donne che fanno meno sesso hanno una probabilità più alta di morire prematuramente. Quindi lo sostengono alcuni ricercatori della Lo sostengono della 10.000 uomini no. allo stadio. Ricercatori della Walden University che hanno scoperto come donne di età compresa tra i 20 e i 59 anni che avevano rapporti sessuali meno di una volta a settimana avevano probabilità più alte, circa il 70%, di crepare prima. Quindi date via il figon, figa. Dai, stasera vado, ci tiro una chiavata a lei al piccione. Ma la tortola, no, il piccione no. No, la tortola no. Ma è maschio o femmina sta tortola? Non abbiamo ancora capito. Non lo so, Marco. Deve ancora fare lo sviluppo, Marco. Adesso, per adesso guarda i cartoni animati, poi vediamo. Poi attenzione, allora, gli uomini con la barba sono simbolo di stabilità, secondo un'altra ricerca. Ma questi, prendi Lenin. Sì, questi scienziati del cazzo, cioè, ma io dico, ma gli danno anche dei soldi per fare questi sondaggi? Sono ricerche antropologiche. Beh, effettivamente l'uomo con la barba e con la pancia dà un senso di stabilità alla donna, di sicurezza, ed è la scusa che usiamo tutti per poter mangiare il cazzo che vogliamo senza andare in palestra, certo, e senza romperci i coglioni a farci la barba tutte le mattine. Beh, Pippo, che rottura di cazzo è farsi la barba tutti i giorni? Dai, tu che te la fai quello tutti vero, i giorni. Quello è vero, posso dirti che... Ma a me fa malissimo. No, no, allora, Pippo, tu hai un look anacronistico. Sì, è vero. Dovresti evolverti. Sì. Perché? Perché quel pizzettino anni 90, il capello rasato... Sembri Amadeus. Cioè, a me quando lo dicevano non ci credevo. Poi quando ho rivisto le mie foto, facevo cagare... Faccio cagare ancora adesso. Ce l'ho io. Pippo. Dica. Ascolta il tuo amico... Assomiglia a DJ Spine, dico proprio tanto. Cioè, sei proprio uguale. Sì, una proprio roba... quel look è antichissimo. Proprio. Sì, sei un po' anni 90. Palmieri, devi abbracciare la barba bianca. Allora, il giorno che andrò via dallo zoo, cambierò. No, devi farlo adesso. No. Devi farlo adesso, in corsa. Non me la sento. Pippo, ti posso dire che con la barba saresti un figo pazzesco? Ci ho provato. Sì. Già sono vecchio di merda. Con la barba. Capelli lunghi, fatti crescere i capelli. Tu non hai capito, Palmieri, che tu sei la versione umana di un trullo. Ok? Sei una spremuta di meridione. I tuoi antenati piantavano datteri, da cui il tuo nome Palmieri. Ok? Allora, saresti davvero un bell'uomo molto sexy con i capelli lunghi bianchi e la barba bianca alla Diego Abatantuono. Quando aveva i baffoni tutti, guarda che Pippo per un periodo aveva i capelli lunghissimi, vero. Ti ricordi, c'è la foto, no? Sì, capelli lunghi con i baffi, cioè eri un tipo, eri un po', eri più chiavabile. Allora, secondo me è un po' traumatica come situazione. Se adesso trovo una parrucca giusta, sì, capelli certo. bianchi, quelli come dico io, cioè abbastanza, capito? No, capelli lunghi e bianchi non no, quello ma sì, scusa quello sì, ma scusa, vai dal mio amico Fabrizio, quello che attacca i gatti. Sì. Ma vai, te li fai mettere, quando ti stufi li togli, cazzo. Quello posso fare. L'altro giorno mi ha mandato un messaggio e mi chiede se voglio partecipare a questa iniziativa che ha lanciato. Taiwan.
No, 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 no. Vorrebbe lanciare, cioè ha già lanciato questa iniziativa contro il bullismo tricotico. È vero, cioè, sì, ma non aveva parlato quando l'ho incontrato. Ma chi è che subisce il bullismo tricotico? No, ma cioè, guarda quando... che è vero, lo so io. Paolino. No, effettivamente. Le persone che c'hanno la piazza. Cuoche brutte. Brutto, sì. Vabbè, ma io una vita che mi sento dire: ah, calvo, pelato, stempiato. Che cazzo me ne frega? Cioè, non è una roba. Sei lì che muori fa... per i tuoi capelli, non ti muovi se non metti davanti le tendine. Ma non è vero, questo guarda, è bullismo tricotico. Guarda, era solo guarda, un esempio per apro vedere. Le tende, guarda, apro le tende, vedi, io sono sempre quella roba lì. Sì. E si è illuminata la stanza. Ah, Marco, meno male che sei tornato, c'era una persona al tuo posto. Addirittura. C'era un calvo, te lo giuro. Ok, Palmieri, non te la cavi, ti vogliamo vedere con la barba. Comunque, gli scienziati ogni anno ci presentano questa notizia che parla del punto G maschile, ma noi sappiamo dov'è. È nella marugola. No, cioè, è dentro l'ano. È dentro l'ano? Sì. Io e l'orgasmo prostatico. Il punto G maschile, spesso oggetto di discussione e di curiosità, è stato riconosciuto dagli esperti come una realtà biologica. A differenza del punto G femminile, il punto G maschile è rappresentato dalla prostata. Una piccola ghiandola delle dimensioni di una mandorla situata tra il membro e l'uretra, vedi, è nella marugola. Questo organo, è essenziale sia per la funzione riproduttiva che urinaria, è anche una zona erogena particolarmente sensibile. Capace di intensificare il piacere se correttamente stimolata. Sebbene il punto G femminile sia spesso considerato difficile da individuare, la prostata maschile è relativamente facile da localizzare. Basta stimolare quest'area, ovvero inserire un bel dito nella zona del perineo. Ecco, però a tutte le amiche all'ascolto volevo semplificare un pochino il lavoro. Ragazze, amiche, donne, signore, se ci date una mangiata, comunque prima o poi lo trovate. No, quindi non state lì a citofonare. Dateci una bella mangiata. Cioè, ma che schifo. Cioè, a te non piace fartelo mangiare? L'ano? No, tutto l'apparato, diciamo, lì. Cioè, ci dà una bella che boccata. Senso? Ma dici lo sbrano della grotta? No, io intendo proprio tutto il sistema pensionistico là davanti, cioè nel senso, quale? No, aspetta, spiega, cioè, tutta l'attrezzatura sia verticale che accessoria che diciamo foratoria, ok? Ah, tu ti fai mangiare l'ano? No. Ti fai sbranare il forello. No. Sto dicendo che se mi fai una pompa prima o poi lo trovi. Ah, in quel senso tu dico, dici. Non ti sta a preoccupare troppo del punto G, va bene anche il punto R. Ha ragione Marco, cioè diciamo la ciucciata di bananone è una roba un po' old school, cioè. Banalotta. Sì. È banalotta. No, perché loro si limitano al bananone. C'è già. Invece c'è già devi mangiare la banana, i due kiwi e assaggiare anche quel dentifricio in fondo al tubetto e allora lì c'è proprio no, perché poi il rim job comunque deve essere organizzato. Rasti trombone, ragazzi, il futuro deve essere organizzato. Io tra l'altro io veramente non potrei, cioè, sarebbe veramente una tortura per mia moglie. Come possiamo parlare di lingue nel culo con questa musica chill out in diretta così? Aspetta che faccio un po' la voce anche un po' sensuale. Se per un attimo è roba amico, non si spiaggia, cazzo. Oggi è martedì 15 ottobre, sono le 15:10 minuti primi qui su Radio 105 in FM Stereo. Stiamo parlando di dita nel culo. Allora, quante di voi inseriscono il dito nell'ano del vostro compagno per fargli raggiungere l'orgasmo? Mandaci un messaggio adesso, 342 41 15 105. Ecco, io vorrei portare la testimonianza di un amico, una persona alla quale voglio molto bene, che pratica o praticava il rasti trombone. No, il rasti trombone no, non si può sentire. Persona qua sostiene che il rasti trombone è il vertice del piacere. Uno scrive: siete proprio terrorizzati dalla vostra sessualità. Come? No, la stiamo affrontando con grande serenità perché ognuno di noi ha le sue perversioni, ognuno di noi fa le sue porcate. No, cioè, ho capito. Paolo cosa si dire. Fa cagare in faccia dalla tortola mentre fa sesso con sua moglie. Cioè, ognuno fa le sue cose. Ragazzi, io adesso posso dire di fare l'amore con mia moglie con un uccello in mano. Sono l'unico che può dirlo. Un uccello in terra. Io sono vittima di bullismo fiscale. Il mio bullo si chiama Agenzia delle Entrate. Sì, Andrea da Cittadella di Monserrato. E ti fa perdere anche i capelli, tra parentesi. Sì, è vero. Vedi, poi dopo subisci il doppio bullismo. Prima il bullismo da parte dell'Agenzia delle Entrate e poi il bullismo tricotico. È un disastro. Bisognerebbe fare un'associazione per difendersi. No, ragazzi, la sessualità io accetto tutto, però secondo me
il Rusty trombone no, Fabio. Sì, allora, Paolo Ruffini no. dice che il Rusty trombone. Facciamo nomi. Vabbè. Ah, non l'avevo detto prima? No. Ciao Paolino, no. ciao. Vabbè, l'ha detto Ruffini che il Rusty trombone no. è il top. Io l'ho provato e secondo me parzialmente ha ragione. In che senso? Cosa? Che è molto capito. Molto piacevole. Sì, ma molti dicono che l'uomo no. ha paura di farsi mettere il dito nell'ano perché ha paura di scoprire di essere. Ma va! Ci sono quelle persone che dicono: no, il mio culo non si tocca. Infatti, uno ha appena scritto: dal mio buco esce solo roba, non entra nulla. E questa persona è uno che si perde meglio. Adesso è omofobo, uno che ha i gusti diversi dai tuoi è omofobo. No, quello non è un gusto, ma quello è una se persona. Uno non si vuole... Ma no, uno non si vuole infilare roba bene. Sono d'accordo. Io, per esempio, tutti gli oggetti che vedete su questo tavolo in questo momento. Te le sei messi in culo. Tutti, tutti quanti, guarda, tutto quello che c'è su questo tavolo è finito nel mio ano. Anche il tavolo, credo. Tutto, tutto. Guarda, anche questa bellissima webcam che mi fece comprare Paolo. Questa testina, se potesse parlare. Ma la bocca piena di peli. No, Marco, io ti ho detto. Sono uno scienziato, io devo testare Marco, tutto. Marco, io ti ho detto di comprare una webcam. Tu sei trovato un cazzo nero, perdonami. No, no, è una webcam. Il design è quello di un uccellone nero di 30. È una webcam con la testina che si muove. Ma io non so dove tu abbia trovato una webcam in forma di cazzo, veramente. Puccioni, tu che sei invece rappresenti la parte femminile del programma. Non ho la prostata, non posso parlare. No, ma di cazzo nel culo. Ma, no. No, vogliamo, no, nel senso, tu hai mai sperimentato in dal miau? Come te la spendi con Rusty trombone tu? Cioè, io due note le fai. Me l'avete anche già spiegato, ma ho già dimenticato cosa sia il Rusty trombone. Non sei un po' Armstrong? Cioè, diciamo allora. Io sono il piano di solito. E lei la tromba, sì, abbiamo capito. È lui la tromba. Ma non lo fai mai il soffio di Satana? Come facciamo a spiegarlo, Marco? Adesso allora provo a farlo in modo. Senza essere volgari, esatto. Non è facile. Non è allora, facile. Proprio noi. Poi. Io sono una persona di una delicatezza. Okay. Allora, hai presente come è fatto un trombone a culissa? Trombone a culissa, quello subito. Leva il trombone, lascia la culissa. Ok, allora. Ringrazio, scusami, Alex che dice: già il 90% degli uomini viene in 3 minuti. Fategli pure mettere il dito nell'ano, così vengono in 30 secondi. E le donne si incazzano. Ha ragione. Salutiamo gli eiaculatori precoci. Ma guarda che è un problema che riguarda miliardi di persone nel mondo. Io il problema opposto. Posso finire di spiegare, che poi sì, se prego, mi ritardo. Allora, l'imboccatura del trombone corrisponde all'ano del partner. La culissa corrisponde al pene del partner, quindi suonando si soffia nell'imboccatura e si manda avanti e indietro la culissa per produrre note dal grave all'acuto, dall'acuto al grave, grave acuto, acuto grave, grave acuto, acuto grave, ed egli prova solo piacere. Le note devi tappare il buco, quindi adesso capite perché non possiamo andare in televisione noi, cioè c'è un motivo. Oddio, c'è un motivo mio. Scientifico che spiega perché vedi è tardi, dobbiamo giocare, ci sono 33 secondi di pubblicità, continueremo con il corso sul Rusty trombone magari nelle prossime giornate. Molto interessante comunque, grazie professor Alisei, grazie mille, alla prossima, giochiamo tra poco, arrivederci. Mettiti a sedere, inizia il gioco dei giochi, stronzate, a noi ci piace così. Come on. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto, vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto, vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Io spero vivamente che la zia abbia chiamato questo ascoltatore e dice: io con la mia donna uso non sempre lo strap-on, eppure mi fa schifo pensare di fare sesso con un uomo. Cioè praticamente lo strap-on, per chi non lo sapesse, è una cintura con il pene, sì. La donna indossa la cintura con il pene e si inchiappetta il proprio compagno, no? E è una pratica... Se lo fa Deadpool possiamo farli tutti. Deadpool. No, lui è film. Deadpool, Paolo Morto. Lui sa che lui cambia i titoli. Sì, okay, io i miei amici li chiamo come cazzo mi pare. Ma non è tuo amico Deadpool. Adesso è mio amico. No, non è tuo amico. Vabbè, amico vostro. Vabbè, comunque, abbiamo in linea Nicola da Cremona. Vediamo se lui ha qualche perversione. Ciao Nicola, benvenuto. Ciao ragazzi. Ciao. Dalla voce... Senti, tu robe strane le fai con la tua compagna o compagno oppure no? Beh, diciamo che vado sul classico, ecco. Nicola, l'hai mai fatto senza pagare prima? Sì, tu pratichi il sesso tantrico? Il sesso?
va bene. Tantrico. Tantrico no. No. Vabbè, devi sapere che Paolo ovviamente è no limits anche nel sesso, quindi lui sostiene di durare una vita. No. Lui è il grande chiavatore. Non l'ho mai detto questa cosa, ho detto che il problema è opposto. Lui è Rocco Siffredi, capito, di Milano. Non l'ho mai detto. Hai fatto le Olimpiadi di resistenza. Ma non l'ho mai detto questa cosa. Non sono mai vantato. Tu sei quello che si vanta. C'è lui e Sting, capito, che durano 8 ore in chiavata. Nella stessa stanza. È Fabio che si vanta. Una volta lui ha scopato Sting, sono stati lì 6 giorni perché nessuno voleva venire per prima. Ancora non siamo venuti io e Sting, tra parentesi. Sting, se mi senti, mi devi... Ecco, cosa fai invece a Cremona, Nicola? Infermiere. Infermiere. Sicuro non paziente? Perché c'hai la voce un po' da tristone, c'è una giornata brutta per te oggi? No. Tante padelle giornata. Come al solito. Sono di quello che miette le vittime iniettando roba? Vabbè, senti, ci hai rotto 3/4 di cazzo. Vediamo se sei sveglio e sei in grado di arrivare in fondo al nostro gioco e portarti a casa un orologio della Fumagazzi. Zazazà. Andiamo, sigla, via. Vai. Davanti a un altro. Davanti a un altro. Il gioco dell'inculata. Marco, devi vedere i sospiri della Puccione quando passiamo il limite proprio così. Ma Puccione, ma perché non partecipi? Lasciati andare. Vuoi far due buttati note? Sei lì sulla rampa di lancio del bungee jumping, no? Da mesi ormai sei legata, ti hanno fatto vedere che è sicuro. Buttati, che cazzo. Devo accettare l'invito di Fabio e fare due note. Ma no, ma sai che se tu entravi di colpo dicevi io no, prendo nel culo, mica lei veniva giù la radio. Anche se non l'hai detto tu, l'ha detto Marco. Immaginato che l'hai detto tu, brava. Bellissimo. Sì, mi piace nel culo. Brava, Puccioni! Però pezzo di cacculo non ha tirato. Esatto, culo, no, è uguale. Con la C. È uguale. Allora, dai, facciamo giocare sto morto in piedi. Andiamo, vai. Mio caro angelo della morte. Allora, sai come funziona il gioco? Sì. Allora, non gli fare domande difficili. Allora, indovina cos'è questo suono. Il culo di Paolo. Bravo! Hai vinto un Fumagazzi. Allora partiamo col timer. Incenerita in poco tempo. Pompei, Amy Winehouse. Amy Winehouse. Bravissimo. Potente aspiratore, Lapo Dyson. Lapo. Rosso dentro il bianco, tuorlo Gabib. Caucasici. Ma dai. Non ho capito, no? Non sento bene. Scusami, rosso dentro il bianco, tuorlo Gabibbo caucasici. Gabibbo. Bravo. Alla bocca insanguinata, fisco vampiro. Fisco. Si dice dei genovesi, spilorci. Spilorci. No, era spilorci. No. È giusto. Dai, se lo spingi sparisce, amico su un dirupo, pene. Bene. Fa schiuma se si agita. Lo dico? Sì, no, lo faccio dire alla Puccioni. Fa schiuma se si agita. Epilettico, Coca-Cola. Epilettico. Sparisce fra le bolle, sorso di champagne, mio zio che non sa nuotare. Mio zio che non sa nuotare. Esce solo di notte, licantropo puttaniere. Puttaniere. Vuole chiamare insistentemente casa e ti sequestrato. Sequestrato. Bravo! Grande! Sì. Nonostante tutti gli... La banda! Grande! A colazione! Tu, d'ora in poi, alla fine di ogni parola, aggiungi pone. Capito? Pone. Tipo, io sono un... Sono un Nicolone, Giuseppone, ok. Va bene, senti, caro Nicola, ti regaliamo il più brutto mai prodotto orologio della Fumagazzi. Sì. Cioè proprio chiedo all'azienda se può cortesemente comportene uno apposta. Allora, tutto strongolato. Va bene. Tra parentesi, ieri abbiamo fatto una battuta sulla storia degli sconti su Fumagazzi. Per i 5 anni di Fumagazzi, da qui fino a fine settimana, ci sono veramente 20 euro di sconto. Questa
una cosa che viene per tutti, per tutti. Per tutti su qualsiasi modello. Sì. Cioè, calcolando che l'orologio medio di Fumagazzi costa 20 euro, quindi sono tutti gratis. Tutti gratis. Tutti gratis. Senti, ti salutiamo, grazie Nicola, buona giornata. Ciao. Ciao Pone. Ragazzi, grazie. Ciao, ciao. Ascolta Torone, ciao. Ciao Sandrone. Segui il tuo istinto. Te ne insegno una, Marco, te ne insegno una. Sai, ma scrivono in tanti, voglio dire, la zia, cioè, c'ha veramente una scelta incredibile. Li trova tutti lei. Ma perché sono tutti così, Marco? No, volevo dirti, adesso te ne insegno una che si dice nella zona dell'Emilia. Sì. Per dire che uno, diciamo, un po' come l'ascoltatore di prima, si dice Sandrone. Un Sandrone. Possiamo usare Sandrone, ragazzi. Sei un Sandrone. Allora, noi non siamo riusciti a metterlo in onda lunedì perché c'è stato un problema tecnico, soprattutto con i telefoni, questo cazzo di spam, adesso col servizio spam, non riusciamo più a far scherzi telefonici, però Fabio è riuscito a recuperare il tutto. Un bancario di Bitonto è finito al centro di una spy story dove cronaca giudiziaria e politica si fondano. Questo ragazzo, un signore di 52 anni, Vincenzo Coviello, ormai ex dipendente di una banca, ha spiato per mesi i conti correnti della Meloni e del suo compagno e anche della sorella. No, ma di tutti in generale. Di tutti, però in modo particolare si è fissato sulla Meloni. No, di tutti. 6.000 conti correnti. Anche di Albano, di Amadeus. Per mesi i conti bancari della presidente del consiglio Giorgia Meloni, della sorella Arianna, dell'ex compagno. Ha sintetizzato troppo, però a tutti, proprio a destra, a sinistra, VIP, non VIP, ha guardato i conti di tutti. Quando gli hanno chiesto ma perché, cioè qual era lo scopo, lui dice: sono un maniaco del controllo, ero curioso di vedere come gestivano i loro affari. Alla fine credo che non abbia trovato niente di strano. No, l'hanno preso quando ha guardato il mio. Okay. Perché piangeva così perché forte. L'hanno sentito ridere così forte. Perché stai ridendo così tanto? Vabbè. Guarda che ci sono di mente che fanno ste robe qua. Comunque è stato licenziato. Io credo che dovrebbe essere anche arrestato. Insomma, dovrebbe scontare un certo tipo bisogna di pena. Bisogna capire il motivo per cui l'ha fatto. Se l'ha fatto per poi riferire a chissà chi, per fare uno spionaggio o meno. Se faceva semplicemente il ganassa al bar e dicevo: oh, lo sai quanto guadagna Michel Hunziker? Io lo so. Ecco, questa roba qua. Scusami, ma la legge sulla privacy? Ma dove cazzo è? Ci fanno firmare un miliardo di documenti ogni volta che compri qualcosa a rate, c'è sempre sta cazzo di privacy. Poi fine ognuno è libero di guardare e fare il cazzo che vuole. Libero. Questo è un bancario, cioè ha commesso un reato. Non è che lo può fare liberamente. E poi ricordatevi una cosa: la privacy che firmi in banca non è una privacy che dice voi non potete guardare i cazzi miei. Siete autorizzati a dire a tutti i cazzi miei nel circuito bancario. Certo. Quindi non è una privacy in realtà. È il trattamento dei dati personali. Comunque abbiamo indagato e attraverso questo programma meraviglioso condotto da Bruciani, che si chiama La Zecca, sentiamo cosa ne pensano gli italiani. Andiamo, vai Pipozza. Frignano sempre. Sono al governo da 2 anni e non fanno altro che frignare. Ci hanno rotti i coglioni. La nuova manovra di distrazione di massa, l'operazione di distrazione di massa, adesso è il dossieraggio bancario. Perché un ex impiegato di una banca a Bitonto qualche tempo fa ha spiato, ha curiosato nei conti correnti di 6.000 persone, non 12, 6.000 persone, e tra questi c'erano anche esponenti del governo, ma anche personaggi televisivi, personaggi dello sport. Ma il governo urla al dossieraggio perché uno a Bitonto non si è fatto i cazzi suoi e la Meloni tuona, vogliono farmi cadere col dossieraggio bancario, come se alla gente gliene fregasse un cazzo che lei, che era l'underdog, adesso vive in una villa da 1,8 milioni di euro, l'underdog in 1,8 milioni di euro di villa. Ma voglio sentire voi sul cazzo del dossieraggio, apriamo le linee. Apriamo con Antonio. Antonio, vai Antonio, sei in onda, vai. Hanno fatto bene. Chi ha fatto bene? A rubare i soldi ai politici. Non hanno rubato i soldi ai politici, lei non ha capito un cazzo. Hanno spiato i soldi dei politici. Ecco, hanno spiato i soldi dei politici. E secondo lei? Hanno fatto male, hanno rubato allora. Perché? Perché hanno fatto male? Ma rubiamogliene un po' di soldi, dimmi che ce n'ha più bisogno. Quanto doveva portargli via? Milioni di euro. Ma i politici comunque non è che guadagnano così tanto però, Dai, parecchio. Ma che guadagneranno 120.000 euro all'anno lordi? No, di più. Ma che cazzo dice? Scusi, lei l'ha mai visto? Che cazzo dice lei? Non usi le parolacce con me. Io uso il cazzo che mi pare, va bene? Buco del culo, fica, ano, vagina. Che cazzo dici? Non puoi dare la radio se parli in questa maniera. Io parlo come cazzo mi pare, sbarra buco culo. Maledetto. Buco del culo. Bastardo. Cacca. Merda. Vada a fa culo lei e Tourette, dai. Arrivederci, via. Sentiamo per una volta in apertura l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiorno. Ciao, pronto, buongiorno. Chi è? Via Viale Pilindo, studiale 21, Padova. Non è a Padova lei?
Padova, sì. Sì, io sto cercando l'amico mio. No, ho sbagliato. No, lei ha sbagliato. Dove sta l'amico mio? Lei chi è? Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca. Tu sei sbagliato. No, no, io non ho sbagliato. Io sempre chiamare su questo numero. Dove sta l'amico mio? Tu amico? Sì, quello che aveva questo numero di telefono. Tu amico chi è? Amico mio da Grey School. Io in italiano, scusa, io non ho capito. Perché lei risponde a questo telefono, che è il telefono dell'amico mio? No, tu sbagliato. No, tu sbagliato. Questo fenomeno io. No, no, questo non è numero tuo. Mio, questo fenomeno è mio. Ma chi è lei? Non so. Non sa lei? Questo numero qua è dell'amico mio, perché risponde lei? Pronto? Questa cosa no. È estremamente, no. Estremamente fuorviante. No. E c'è un mistero dietro. Non è possibile che l'amico mio abbia cambiato numero di telefono così rapidamente. Proveremo a richiamarlo più tardi. Intanto proseguiamo con le telefonate. Andiamo di da nuovo. Giovanni da Barletta. Vai Giovanni. Ma che cazzo è un telefono? Ma c'è una capa fresca. Signor Giovanni. Dimmi. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, mi dica. Perché sei incazzato, signor Giovanni? No, non sono incazzato, c'ho da fare. Che deve fare lei? Ma che deve fare? Che c'ha l'età della sfinge, che deve fare? Sì, ma cosa vuole? Dico, stavamo parlando di dossieraggio bancario. Lei mi sembrava una persona titolata a parlarne. No, non sa che cazzo dire. Signor Giovanni. Senta, non c'ho tempo da perdere. Questa è cosa, a me non me ne frega niente. Perché non gliene frega niente? Per favore. Perché non gliene frega? Perché no? No, perché lei se ne sbatte i coglioni. Ma vai a fare il culo. Vai. Bellissimo. Stupendo. Che bello. Proviamo a ricontattare direttamente da Grey School l'amico mio, vedere se il suo numero di telefono è attivo oppure no. Amico mio? Non è suo, non è suo il numero, è mio. No, no, non è suo, io ho sempre chiamato l'amico mio a questo numero. Lei da quando c'ha questo numero? Quanto giorni? Una settimana. Una settimana, tu hai sbagliato, questo da io non me lo tre anni. No, sì, tre anni sto cazzo. No, no, che tre anni, io tutti i lunedì lo chiamo l'amico mio, non diciamo cazzate. Questo da non me lo mio, tre anni. No, ciao, non parli cinese con me, ha capito? Ciao, chissà che vuol dire in cinese. Dove sta l'amico mio? No, tu amico, no, questo da nome non sempre mio. No, nome no, tre anni, sempre mio. Ma che tre amico. Anni? Ma non diciamo cazzate, su, io ho fior di testimoni. Milioni di persone che lo conoscono con il nome di Grey School e lo ascoltano tutti i lunedì nella mia trasmissione. Tu hai sbagliato. No, lei ha sbagliato, lei sta nascondendo una persona. Lei ha recluso questa persona. E niente. C'è qualcosa che non va. L'amico mio è completamente sparito dai radar. Una donna cinese forse lo tiene in ostaggio. E per risolvere questo mistero, forse dobbiamo avvalerci delle conoscenze dei servizi segreti del nostro Mandracone. Buongiorno. Hai saputo qualcosa dal talpa? Allora, il talpa, vi ricordo che Netturbino mi ha dato delle indicazioni. Sì. Allora, praticamente c'è stato una segnalazione anonima da parte di un vicino di un condominio, di un certo in Veneto. Sì. Talpa parte la mattina alle 5 da qua, mi saluta. Ciao, io vado, devo fare questa operazione. Sì. Entra in questa casa. Sì. La vicina, tra l'altro, che ha segnalato cinese. Sì. Okay. Arriva e vede fuori una schifezza, tutta spazzatura, buttata fuori dalla finestra da questa cinese che stava litigando con questo personaggio veneto. Sì. Entra in casa e si trova una scena apocalittica. Una casa di un accumulatore seriale con topi morti, con animali che hanno defecato su tutta la pavimentazione. Che schifo. Allora, se uniamo i puntini, viene fuori una gran testa di cazzo. Se uniamo i puntini, viene fuori una riga e me la tiro io. Beh, sì, grazie al talpa anche stavolta. Mi sa che abbiamo l'indirizzo di Grey School e non la sta passando bella, soprattutto dopo aver visto le foto di casa sua. Certo. Capisco tutta l'ira che ha. Quindi la cinese ha sequestrato il telefono del mio amico Grey School. Per
per la spazzatura che c'era in casa, che trabordato dal suo appartamento, stava entrando in quello della cinese. Infatti la cinese scoglionata è entrata da lui, l'ha preso, ha fatto delle mosse di karate, perché tutti i cinesi certamente l'ha annientato, l'ha messo in sicurezza, legato, incappretato in due minuti, e ormai il nostro povero Grayskull è fuori dai giochi per ora. Queste sono le parole del Talpa. Caro amico Talpa, non ne sbaglia mai una. Ti ringrazio per l'informazione preziosissima come sempre. Ciao Mandragone, ciao ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Il Talpa ha parlato, è chiaro che ormai l'amico mio è detenuto da una persona di origine orientale. Proviamo a richiamarlo ancora un'altra volta. Ciao, pronto? Signora, ho parlato con il Talpa. So tutto, so che lei è immobilizzato. Tu, amico, non me lo cosa. Io questo non me lo cosa, tu guardali, ok? Io guardare, tu sbagliato, so tutto. Adesso io so la verità, so che lei ha immobilizzato l'amico mio. Ecco! Sta chiamando per il riscatto, dica la verità. So tutto. Tutto quadra finalmente. I cinesi, le navi cinesi accerchiano Taiwan e i loro emissari in Italia rapiscono, immobilizzano e mettono fuori gioco l'amico mio. C'è un disegno dietro. E noi saremo sul pezzo. Vi aggiorneremo durante la settimana. Arrivederci, ciao, andata a fanculo. No, cazzo! Dobbiamo aspettare una settimana, no, domani richiamo. Ah, mica posso lasciarlo prigioniero lì a Taiwan. Quindi lui ha la casa piena di merda, la sua vicina cinese, incazzata nera perché la merda stava fuori uscendo dall'appartamento, gli ha sequestrato il telefono. Perché? No, vabbè. Perché cosa serve? Non lo so, è una minaccia. A titolo minaccia. Di indennizzo, secondo di me. Di cosa? Sì. Mica è un thriller. Mandiamo le telecamere, facciamo una roba, una serie di Netflix. Vedi, invece che andare a Taiwan, chiama Giorgino, andate a Padova. Lo Zoo di 105. Nonostante tutto, siamo sempre i numeri uno. Camilla gliene frega un cazzo di niente. Lei è il mio cagnino vecchino. Ciao Camillina, saluta. Vai. L'avevo messa sul banco, ma si è presa male, vedi. Eh beh, perché è un po' tutto pieno delle tue fecine. Faccio come Striscia la Notizia. Occhio, non schiacciare. No, non schiacciare bottone. Almeno no, lei non ti caga in testa. No, beh, non ti preoccupare che lo fa. Io ormai, vivendo con tre cani che dormono tutti insieme. Cioè io ho praticamente la piccola nuova, che è Gina, che dorme tra i due cuscini, tra me e mia moglie, Camilla subito sotto e Zach ai piedi. Quindi, cioè, immaginate, non si chiama mai praticamente. Vero amore? Vieni dentro, vieni a salutare. Si può vieni anche salutare, chiudere la porta. Ma quindi povera Steffi, insomma. Chiudere. No, povero io, che povera Steffi, scusa. Povera Steffi, perché per la ricerca che abbiamo detto prima, amore, prima. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. È quello che dico io, mai. No, ogni tanto mi guarda e mi fa, andiamo di là? E io dico, no, ma che palle, ma facciamolo qua. No, dai, ma poi i cani ci guardano, ma così imparano qualcosa. E siete scusa. Al cinema, tra l'altro, quindi è una cosa strana. No, dai, ho trovato una pettinata l'altro giorno. Amore, ma tre minuti, cioè. Come due minuti? Come due minuti? A me sembra un'eternità, figa. Come due minuti? Ma infatti, quando finisce fa, meno male, cazzo. No, amore. Cioè, quindi lo fate in apnea? Di là poi facciamo. Il microfono è qua, devi parlare qua. Scusami. Dicevo, di là poi invece più a lungo. No, che poi mia moglie, insieme al Conte Mascetti, che saluto, fa questo prodotto che è Super M, che dovrebbe far durare di più, no? Esatto. E io dico, cazzo, ma dammelo! No, mai! Ma abbiamo sempre gli animali, quindi... Enrico Papi c'ha la casa piena ormai, cioè una roba incredibile. Enrico Papi c'ha la casa piena di ste cazzo di robe che prendi sublinguali, no? Che fa durare... Tutto organico. Sì, vabbè, adesso non è che devi fare marchette, che sembri Pippo Palmieri. Però dico, scusa, c'hai il prodotto per farmi durare di più? Dammelo! Dobbiamo andare di là. Dobbiamo andare di là. Lei non è masochista, poi, cioè, nel senso... cioè, se duri di più tu, lei è costretta a stare lì. Lei sta bene, diciamo, questa condizione. Quindi a te sta bene? Ti sta bene la durata? Finché siamo in camera da letto con tutti i cani, sì. Ma perché, scusa? Cioè, aspetta che è arrivata anche Gina, vi faccio vedere anche Gina. Vieni, Gina. Dai, facci vieni. Vedere anche potete Gina. Potete scopare? No. Amore, perché Gina è tutta bagnata? Perché è tutta bagnata? Perché siamo andati al parco. Ah, questa è Gina. Ecco, ciao, Fumina. Ragazzi, che belli che sono. Sì.
A me di voi non me ne frega più un cazzo. Io voglio fare un programma solo coi cani. Perché mi darebbero. Già lo fai da 25 anni. Mi darebbero sempre ragione, capito? Cioè, il cane. Vabbè, comunque, niente. Dobbiamo collegarci con Sky Spoiler. Ti spiego, amore, che cos'è, no? Dimmi. Tu che sei un po' ignorantona, no? Sì, cioè, io per... No, io l'ho scelta così, così io sembro intelligente in famiglia. Sì, ma lo dici sempre in onda che comunque è una bestia ignorante capo. Oh. Ma non ho le cuffie, come hai fatto? Non ho le cuffie, non sento niente, però ti sento. Sei un bugiardo. Lo dice anche fuori onda. È vero. No, non è vero. Amore, no. Allora, dicevo, sai che purtroppo Sky sta vivendo un momento molto difficile, no? Tutte queste piattaforme, noi dove guardiamo i film? È Apple Sul Plus, pezzotto. È Amazon, Netflix. È il pezzotto. Hai capito, no, Steffi? Cioè, stai capendo, stai seguendo il discorso. No, perché Marco dice spesso che... Dice che, sei, dice che io dico spesso che sei un ignorante di merda, ma non è vero. Cioè, lo penso, ma non lo dico. No, amore, scherzo. Sto scherzando. Non te la do più. No, beh, già la vedo una volta ogni tanto. Quindi cosa ha fatto Sky per fargli il culo a questi qua? Si è inventato un canale dove spoilerano tutti i finali dei film. Che figo. Cioè, figo, no? Bellissimo. Vuoi lanciarlo tu? Non ha capito. No. Si chiama Sky? Vai. Non lo so, non me lo ricordo. Ho appena detto. Muore, dai. E qui spoiler. Si avvalora la tesi. Bravo, bravo. Sky Spoiler. Dillo. Vai. Sky Spoiler. Bravissima. Popcorn. Wow. Popcorn. No, è popcorn. Popcorn. No, corn. Corn. Corn, che te l'angapo. Sky Spoiler. 10.000 capolavori del cinema, programmati e trasmessi partendo dal finale. Rapido, sintetico, incisivo, come una reel di TikTok. Sky Spoiler, perché il cinema è come una sega, non conta il movimento, conta l'orgasmo. Questa settimana in primo piano su Sky Spoiler. Cattivissimo me. Per Gru essere un super cattivo non è facile. Abbiamo rubato la Statua della Libertà, quella piccola di Las Vegas. Il cattivo non è cattivo, ma è buono. Cazzo. Basta. Basta. The Wolf of Wall Street. Mi scusi? Sì? È sua quella? Sì. È la sua Jaguar? Sì. Lei quanto guadagna? Non lo so, $72,000 l'altro mese. Se mi fa vedere una busta paga di $72,000 mi licenzio e lavoro per lei. Fa il grano, pippa e poi lo arrestano. Basta. Sì. Ed è così. Castaway. Wizard, scusami. Scusami. Ce la faccio! Lui naufraga su un'isola deserta. Il suo migliore amico è una palla della Wilson. E quando torna scopre che la moglie se n'è scopato un altro. Sì, esatto, sì. Così. 300. Prima che questa battaglia sia finita, il mondo saprà che pochi tennero testa a molti. 299 muoiono. È vero. Avatar. Il concetto è quello di guidare a distanza questi corpi che si chiamano Avatar. Tu dammi quello che mi serve e io farò in modo di farti guarire le gambe, le tue vere gambe. La diventa blu e alto 3 metri, ma scopa coi capelli. Sky Spoiler. Ma non è così. Non è proprio così. Il film del cazzo. Sì, è brutto. È quello che c'è da sapere. Al 2 è una merda. Al 2 proprio brutto. Mi sono rotto i coglioni. Brutto, perché il primo brutto. C'era sto effetto e robe. Secondo, due coglioni. Secondo ci ha messo quanti anni a farlo? Spaziale, 12 quanto anni. Quanto ci ha messo a fare? Madonna mia. Ma si chiama di merda. Chi? Cameron, sì. Come si chiama di nome lui? Kirk, James. Kirk. No, James Cameron. Vado. Ah, basta, hai rotto i coglioni. Ma vai a cercare un altro Titanic. Ma vaffanculo, stronzo, pezzo di merda. Sto scemo. Ti stiro con la macchina, bastardo. Vabbè, cazzo. Ci risentiamo domani, tutto bene, forse. Bene. Tutto bene, tutto è bene quel che finisce bene. E alla fine oggi abbiamo insegnato il sesso. Bravo. Abbiamo insegnato il rim job. Abbiamo insegnato il rusty trombone. Wow. Cioè, comunque abbiamo fatto veramente. È una scuola, lo zoo è una scuola. Sì. E poi la gente si domanda perché il mondo è una merda. È colpa nostra. O grazie a noi. Insomma, non dipende. Perdete la puntata di domani che insegneremo a tagliare la cocaina. Bravo.
bravo, bravo. E pipperemo, e pipperemo in diretta per voi. Sì. No, la Puccioni, grande cocainomane proprio. Sì. Gratta i muri lei la sera, così. Lei con le forchette. Lei alle 9 ha già i denti neri dal viso. Grazie a Pippo Palmieri, grazie alla Chicca. Ciao, ciao amore. Ciao. Sei divertita oggi? Da morire, eh? Da morire. Stasera, non vai a casa domani. Proprio dito nell'ano a tocchi, così. Ma secco. Ferocia. Va bene. Ricordati il metodo. Allora, l'imboccatura della tromba è l'ano, ok? Sì. Esatto. E poi devi fare andare avanti e indietro. No, no, ma Fabio è stato chiarissimo. È stato anche bravo nella spiegazione. Ma ricordati l'otturatore dal suono, quindi. Ok, va bene. Soffia forte. Domani vi racconto. Ok. Ok, ma mandaci anche dei video, delle foto. Sai che se lo fai stasera, veramente, domani. Non si presenta a lavorare. Io non credo che se lo faccia fare. Levi la bottiglia che c'è adesso e fai. È solo questione. Grande rock and roll, ragazzi. Ricordatevi che le bottiglie nell'ano sono gioca. Siamo in anticipo. Che cazzo vuoi? Che cazzo sgonghi, bastardo? Oh, e va. È tardi. Non ci sono più i clock di una volta. Bravo. Cioè, è colpa di BlackRock che ci sta comprando i minuti di pubblicità. Bravo. Bastardi di merda, bastardi. Vado a mettermi un dito in culo. A domani, ciao. Grazie, iscriviti al canale. Un saluto da Nios.